Op for Innovation, come fare innovazione, un incontro di riflessione multidisciplinare sull'innovazione e le pratiche dell'innovazione sociale nell'ambito psicologico. Cosa significa? Sì, iniziamo questo percorso con tutta una serie di soggetti come Ordine Psicologi Piemonte di ragionamento sul grosso, sull'enorme tema e sul fermento che c'è intorno al tema appunto dell'innovazione sociale. La tesi di questo incontro, che riunisce università, che riunisce parti politiche, che riunisce istituzioni e centri studi che si occupano sul tema dell'innovazione sociale, è molto semplice, che non ci può essere innovazione sociale che non contenga al suo interno in qualche modo un modello di uomo, un modello di società verso cui tendere, verso cui riferirsi. In questo senso noi pensiamo e immaginiamo e portiamo avanti l'idea che non ci sia innovazione sociale senza una psicologia in qualche modo contenuta. Spiegami cosa si intenda con innovazione sociale. Beh, noi immaginiamo tutta una serie di problematiche che stiamo vivendo tutti i giorni sostanzialmente, né più né meno. Immaginiamo per esempio un tema molto importante come l'invecchiamento e quindi insomma i numeri molto, molto più grandi rispetto a un tempo di anziani e l'impossibilità, perché questo stiamo vivendo, di risolvere o di affrontare questi problemi con vecchie soluzioni. Allora il tema, la questione dell'innovazione sociale è generare nuove soluzioni a emergenze, nel senso di problemi che emergono all'interno della società. Questo è un po' un esempio di innovazione sociale. Poi Torino, il Piemonte, credo che sia un esempio perfetto e di punta su questo tema, avendo parecchie innovazioni sul tema dell'innovazione sociale. Qual è il ruolo della psicologia e il ruolo psicologico in questo contesto? Beh, se noi andiamo a guardare questi progetti di innovazione sociale, proprio dentro cosa contengono, cosa hanno, hanno molto sapere psicologico, molte competenze psicologiche inserite al loro interno. E abbiamo avuto tanti ospiti, abbiamo avuto da Augusto Ferrari, assessore alle politiche sociali, a Marco Giusto, assessore alle pari opportunità del Comune di Torino, abbiamo avuto Federico Mento di Human Foundation, abbiamo avuto vari colleghi e colleghe come Viola Nicolucci, come Roberta Molinar, psicologhe, che ci hanno raccontato alcuni progetti di innovazione sociale portati avanti da psicologi. Si è parlato anche di quali possono essere le opportunità professionali e di sviluppo per lo psicologo. Beh sì, qua è un po' la nostra sfida, perché stiamo portando avanti come Ordine Psicologi Piemonte tutta una serie di iniziative per in qualche modo aggregare tutte le realtà all'interno della nostra professione e per formare chi ancora non è formato in questo contesto qua, tutta una serie di altri colleghi e colleghe, insomma. Quindi l'opportunità sta nell'aggregare e nell'agganciare, nel formare, nel portare avanti tutta una serie di iniziative a favore dei nostri colleghi e delle nostre colleghe.